Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036 Radio Radio by Night Roma. Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi. Tutto quello che puoi fare di notte a Roma. By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino. Niente, dormi, va. This is the voice of your night. Radio, radio by Night Roma. Cento, Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Allora, voglio sentire la scena originale del film Un americano a Roma, grande Alberto Sordi. La facciamo ascoltare e poi ci sarà una reinterpretazione magistrale di Emiliano. Era uno dei miei sogni, ti dico, sto coronando un sogno. Vai. Quello che stavi facendo te è una cosa molto bella. L'una e quattro minuti, la sentiamo, vai, attenzione. Maccheroni! Maccheroni, questa è roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Lo sapete che sono americano, gli americani non io bevono strozzo. Non mangio io lo strozzo, il padre. Io mangio marmellata, questa è roba da americani. Yogurt, mostarda. Ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani, gli americani non bevono vino rosso. Bevono il latte, apposta non si embriagano. Che avete visto mai un americano ubriaco voi? Io l'ho visto mai un americano ubriaco. Guarda il ginzio. Gli americani sono forti. Gli americani sono forti. Gli americani non puoi mica combattere contro gli americani. Gli americani mangiano marmolata. Marmolata. Maccheroni. Maccheroni. Non ci metti, distruggo sei maccheroni. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Intrepida. Mi sembri un verme, maccheroni. Questa è roba americana, vedi? Hai visto il jeans? Yogurt, il jeans ascellare? Il padre che non dorme, dorme, si volta nel letto. Lui intanto. La mostarda! Fa la mostarda, la spalma sul pane. La mostarda. Latte sul latte. Pane con la mostarda. Questa roba nella bottiglia di vetro, come si usava? Roba sana, sostanziosa. Ecco. E guarda. Adesso morde il panino con la mostarda. Comincia a ciancicare, come si dice a Roma. Guarda che fa una faccia da vomito e sputa. E risputa. Gli americani. Adesso prende il piatto col maccheroni. Mi hai provocato e io ti distruggo. Grande Albertone, grande. Io me ne mangio. Ecco, una forchettata da muratore. Il momento più bello è questo. Il latte al gatto. Sì. Questo è il sorcio. Il sorcio lo chiama come il gatto. Ma io sto ammazzando le cimice. Cimice. Ma che bel latte. Vino, fiasco. Che è il vinello. Si attacca al fiasco proprio. Sono americano io. Ecco. Sono americano io. Grande. Verme. Io me ne mangio. Vai, grande Alberto Sordi. Emiliano è pronto. Emiliano, a livello di doppiaggio, come sei messo intanto? Seduto. Oh, sì, allora, ti rifacciamo vedere la scena. Sì. E riascoltarla. Devi andare con il labiale uguale. Quindi ci sarà un doppio audio, quello originale e il tuo. Poi la farai da solo. Noi guarderemo solo il plasma del By Night Roma e cercheremo, insomma, di vederti come. E come te la cavi? Difficile, perché non lo hai mai provato. Non è riadattata a livello teatrale, ma questa volta te la faremo rifare a livello di doppiaggio. Poi, se non riusciremo, la farai a livello teatrale senza dover per forza seguire i tempi del grande Alberto Sordi, che sono abbastanza, secondo me, impossibili, perché è il numero uno, quindi insomma. Ci vuoi provare? Sì, certo, come no. Grande Emiliano. Accetta allora, la sfida. Adesso parte la scena originale, ovviamente, con Emiliano che ci va sopra, vai. Maccheroni, questa roba da carrettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano. Sono vino rosso, io non bevo vino rosso. Vede che sono americano. Gli americani non bevono vino rosso, non mangiano maccheroni. Gli americani mangiano marmellata. Questa è roba da americani. Yogurt, mostarda. Ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani. Gli americani bevono al latte, apposta non si embriagano.
E avete visto mai un americano ubriaco voi? Bene. Io non l'ho mai visto un americano ubriaco. Gli americani sono forti. Ammazza gli americani. Non puoi mica combattere con gli americani. Gli americani mangiano mamma malata. Maccarone. Io ti strucco, sai, maccarone. Perché mi guardi? Con quella faccia intrepida, vero? Mi sembri un verme, maccarone. Questa è roba da americani, vedi? Yogurt. Mamma lata, mostarda, la mostarda. Buonissima è la mostarda. Un po' di latte. È un grande. Questa è roba che mangiano gli americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccarone. Ma sei serio? Ha sputato. Americani, oh. Maccarone. Mi hai provocato? E io ti distruggo adesso, vero? Io me la mangio. Questo è da marcato. Questo è il sorcio. O questo sta nei cimici. E io bevo al latte. Sono americano io. Per me, io me la mangio. Grande Emiliano! Grandissimo, grandissimo. Allora, un pensiero del pubblico che accanto a lui. La volete rifatta, stile teatrale, che non deve essere un doppiaggio? Oppure, come te la senti di fare, Emiliano? Stile teatrale, perché poi quando verrai all'evento ci sarà il palco, la puoi fare anche senza... Addirittura coreografata. Eh beh, certo, con tutto... Sì, sì. Come preferisci, stile doppiaggio? Beh, io... Preferisco doppiaggio perché mi piace rivederla, allora ne approfitto per rivederla. Però allora, se poi la facciamo senza. Perché poi la potrei fare anche tu. Sì, possiamo farla anche senza. Tavolo, un domani ci sei, palco, tavolo, tutto, latte, tutto. Devi. Ti devi preparare. Ah, proprio la parola, mi preparo. Ma scherzi, certo, ho delle camere, no, ma insomma, Paolo Roberto, diciamo. No, ma diciamolo tutto che abbiamo dei progetti molto elevati, giusto? Giusto, degli obiettivi molto elevati. Quindi, ragazzi, troppo elevati. Partecipare con nessuno. Tra l'altro posso dire una cosa: che io e Emiliano ci conoscevamo già. Vabbè, ok. Nella mia piccola carriera d'attore, non è vero. No, nella mia piccola carriera d'attore. Anche, quando faceva queste cose di attore, rimorchiare a Provolone, provola. Sì, sì, lui sì. Andava in giro con i cani. Ma non è vero! Ragazza di Paolo Roberto. Si smaschera ovunque. Non è vero, no. Allora vai. Erano altri tempi. Allora, riparte la scena, vai, c'è Emiliano che ci rifà la scena. Senza audio originale, ogni tanto lo alziamo per vedere se coincide. Ci siamo, 3-2-1, c'è cazzione. Parte la scena e parte anche Emiliano. L'una e 10 minuti. By Night Roma. What is an egg? Maccarone. Maccaroni, questa roba da carrettieri. Io non mangio maccaroni. Io sono americano, sono vino rosso. Io non bevo vino rosso. Lo sapete che sono americano. Io gli americani non bevono vino rosso. Non mangiano maccheroni. Gli americani mangiano mammalata. Mammalata, questa roba da americani. Yogurt, mostarda. Ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani. Gli americani non bevono vino rosso. Bevono il latte. Apposta non si imbriacano. Che avete mai visto un americano ubriaco voi? Io non ho visto mai un americano ubriaco. Mi sono perso un attimo. Gli americani sono forti, ammazza gli americani. Un po' mica combatte contro gli americani. Gli americani mangiano mammalata. Maccarone. Mannaggia, io ti distruggo, sai, maccarone. Perché mi guardi? Con quella fascia intrepida, vero? Mi sembri un verme, maccarone. Questa è roba americana, vedi? Yogurt, mammalata, mostarda, la mostarda. Buonissima la mostarda. Aspetta, sì, aspetta. Ci siamo. Vai. Ho del latte. Allora, andiamo avanti. Questa è sostanziale, maccarone. Mazza che sono serio. Americano. Maccarone. Ma hai provocato? Io ti distruggo adesso. Io me la mangio. Questo da margatto. Preciso. Questo è il sorcio. Devi fare questo. Questo ammazza i miei cimici. E io bello latte.
Sono americano io. Verme. Io me da magno. Am. E grandissimo! Grande Emiliano! Cioè, lo posso dire che questo forse è uno dei pezzi più difficili. Ma te la immagini la scena col tavolo, te da solo, il pubblico che ti guarda? Se me la immagino? Sì, beh, è un sogno. Ecco, anche il mio, quindi ti ho trovato, ti devo fare i complimenti. Grande Emiliano, grandissimo! Radio by Night Roma 104.5.